Accuse pesanti nei confronti del neo sindaco di Taurianova, Fabio Scionti. A lanciarle Michele Gullace, rappresentante del movimento politico Liberi di Ricominciare Taurianova Anno Zero, che dopo le elezioni ha convocato una conferenza stampa per denunciare pubblicamente quanto accaduto nel periodo di campagna elettorale. Secondo Gullace ci sarebbero stati persino dei brogli elettorali. Nella sezione numero 12, con mio grande stupore, durante lo spoglio, vedo un candidato, che oggi è anche consigliere comunale, che faceva lo scrutatore. Praticamente si metteva personalmente i numerini appena uscivano le schede con i voti. Questo è una cosa di una gravità unica che solo a Taurianova possono succedere, forse nel Congo, forse nell'Africa probabilmente, ma sicuramente in un paese civile e democratico queste cose non succedono. Oppure nella sezione numero 14 mi è successo personalmente, a spoglio iniziato regolarmente, che si spogliasse con la porta chiusa. Mi sono preoccupato di chiamare un carabiniere che era di servizio, l'ho avvicinato al seggio e gli ho chiesto cortesemente il motivo per il quale quella porta fosse chiusa. Ma la cosa più grave, sempre secondo Michele Gullace, è che Scionti abbia ringraziato dal palco un noto esponente della massoneria. Il candidato Scionti, che era sostenuto in modo viscerale dal PD, non ha mai proferito una parola per quanto riguardava la mafia. E mi pare pure strano che il candidato a sindaco Scionti abbia menzionato e ringraziato pubblicamente nel secondo comizio un noto esponente della massoneria. Poi le accuse al parroco della parrocchia di San Giuseppe, molto vicino a Fabio Scionti, che pare abbia detto dal pulpito durante l'omelia di votare per Fabio Scionti. Per questo Gullace e la sua squadra nei prossimi giorni incontreranno il vescovo della diocesi di Oppido Palmi, Francesco Milito. C'è stato un parroco di Taurianova che durante l'omelia ha incitato al voto per il signor Scionti. Di questo ne parleremo con il vescovo, faremo una delegazione come movimento e chiederemo lumi se sono cambiate le cose per quanto riguarda le gerarchie ecclesiali e se hanno avuto anche delle indicazioni in questo senso da parte del vescovo.